Amici Montanari, buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi una nuova avventura che ci vedrà raggiungere Monte La Manfriana, 1981 metri sul livello del mare. Il sentiero comincia da qui, da Colle Marcione. Quello che vedete qui è il rifugio di Colle Marcione, purtroppo anche questo è un rifugio chiuso. E il sentiero è proprio lì, alle mie spalle. Da lì, tramite un sentiero di circa 12-13 km andata e ritorno, arriveremo sopra alla Monte Manfriana. E lì in lontananza, come potete vedere, si vede già la vetta di Monte Manfriana, 1981 metri sul livello del mare. Poi ancora più lontano si può vedere benissimo la Serra Dolce Dorme, e poi Serra delle Ciavole, Serra di Crispo e tutti gli altri monti a seguire. Guardate la timpa di San Lorenzo, che spettacolo magnifico, 1650 metri di altezza. Il sentiero comincia proprio da qui, è un sentiero quasi ad anello, nel senso che si può fare sia andata e ritorno, sia tramite un anello con una piccola deviazione. Sto seguendo una traccia, però praticamente non è segnata, quindi proseguiremo di lì. Vedremo di andarci a congiungere col sentiero originale. Comunque, vi lascerò la traccia GPX sul nostro canale Wikilog, oppure vi potete iscrivere al nostro gruppo Amici Montanari Puglia e dintorni su Facebook. Ci sono io, siamo arrivati a 800 persone e stiamo organizzando delle uscite. Il giorno 8 agosto organizzeremo un'uscita di gruppo sul Pollino. Allora, amici, dopo 2 km fatti in un sentiero che in realtà non c'è nel bosco, io ho incrociato il sentiero originario. Questo è quello, diciamo, ufficiale CAI. Adesso lo seguiremo da qui, ci porterà a Piana del Ratto. Uff, comincia a far caldo. Qui inizia il nostro anello. Abbiamo la possibilità di scegliere se andare verso destra o andare verso sinistra. Quello che ho pianificato io va verso destra, ma comunque si può fare da entrambi i lati, si arriva più o meno alla stessa località dove si congiunge per proseguire poi dritto per la Manfriana. Sì. Io ho pianificato verso destra, quindi proseguiamo verso qui. Circa 2 km e 600 metri percorsi c'è questo bivio. A destra si va per pietra caduta, si scende un po' sui 1300 metri. Quello che a noi interessa per la Manfriana è il sentiero 941A, che è questo qui che gira sulla sinistra. Mi raccomando, quando arrivate qui prendete quella a sinistra, se no da lì andate a tutt'altra parte. E se ancora non l'hai fatto, ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale e attivare le campanelline, così da rimanere sempre aggiornato sulle mie prossime escursioni. Fatelo adesso, così non vi dimenticate dopo. Ecco qui, questo è il sentiero proprio il sentiero CAI. Ci sono i bolli bianco-rossi. Adesso da qui è tutto così fino al bivio che ci porterà su Monte Manfriana. E anche se non c'è praticamente anima viva, si ha l'impressione di non essere soli in questo bosco, perché se ti guardi in giro e fai attenzione, ogni tanto vedi qualche animaletto selvatico che salta di qua e di là. Adesso il sentiero inizia a salire e si immerge nel bosco. Veramente bello, bellissimo.
Adesso bisogna seguire questo bollo bianco-rosso che ci dice di girare a sinistra. Mi raccomando, voi non proseguite dritto, ma dovete girare a sinistra. E in effetti qui troviamo un altro bollo bianco-rosso con il numero del sentiero che è quello iniziale, 941A. Hanno fatto questa specie di disegno per dire che non bisogna andare dritti di lì, ma bisogna andare verso la destra. Bene, iniziamo la vera e propria scalata. Stiamo percorrendo questo sentiero abbastanza ripido. Praticamente alla fine di questo sentiero c'è la cresta dell'infinito, dove ci sarà un panorama fantastico. Dopodiché cammineremo in cresta fino in vetta alla Manfriana, la cresta dell'infinito. È un nome che mi è sempre piaciuto. Non vedo l'ora di arrivare in vetta e di camminarci sopra. Ragazzi, impressionante quest'albero. Guardate, fra le radici è incastrato un sasso. Praticamente l'albero è cresciuto sopra il sasso. Impressionante, guardate quant'è. Mamma mia, un piccolo patriarca. Eh sì, questo tratto è veramente impegnativo. Altri 100 metri, 100-150 metri e siamo in cresta, sulla cresta dell'infinito. Si fa desiderare la cresta. Siamo a 1650 metri sul livello del mare. E dopo questo ripido sentiero, finalmente siamo sulla cresta dell'infinito. Quel sentiero camminerà tutto in cresta e per 2 chilometri, fra 2 chilometri, c'è il monte Manfriana. Quello che vedete qui invece è Timpa del Principe, 1741 metri sul livello del mare. Adesso proseguiamo di qui per raggiungere Monte Manfriana, la Manfriana detta per gli amici. Adesso ci sarà uno spettacolo di panorama incredibile. Da sopra lo vedremo meglio. Thank you.
Guardate che spettacolo che è la timpa di San Lorenzo, 1652 metri, ma guardate, guardate, è spettacolare, tutto è un paesaggio spettacolare oggi, veramente. Monte Manfriana, ci siamo quasi, qualche chilometro e siamo in vetta. È tosta, veramente veramente tosta. Praticamente il sentiero è tutto così, quasi da arrampicata. Guardate la cresta dell'infinito, bellissima. Comunque siamo quasi in cima. 100-200 metri neanche. E siamo arrivati in vetta alla Manfriana. 71 metri. 71 metri e anche la vetta della Manfriana l'abbiamo portata a casa. Lì in cima siamo a 1981 metri sul livello del mare. La Manfriana è la settima vetta più alta del massiccio del Pollino. Ma devo dire che offre uno spettacolo senza pari. Forse Serra delle Ciavole si avvicina, è uno spettacolo, è molto diverso da quello che offre il Pollino o Serra Dolce Dorme o Serra del Prete, per esempio. Qui lo spettacolo è veramente bello, le pareti sono molto a strapiombo, molto rocciose, è stupendo. Dopo 6 chilometri e mezzo di sentiero, cresta con panorami fantastici, siamo arrivati in vetta, 1981 metri. La Manfriana, devo dire che l'ultimo tratto è stato molto impegnativo, quanto si cammina sulle rocce, in certi punti bisogna anche mettere le mani a terra per camminare più in sicurezza. Che dire, ragazzi, lì in fondo c'è Serra Dolce Dorme. Comunque sono contento, adesso mi faccio i miei soliti giri col drone. Posino di un'oretta in vetta con l'aria bella fresca, veramente da Dio. Però sono le 12:30 e purtroppo è arrivata l'ora del ritorno. Faremo, come detto, il sentiero al contrario fino a un certo punto, dopodiché c'è una deviazione, faremo un mezzo anello giusto per rendere l'escursione un po' più varia. E se l'escursione fino adesso ti è piaciuta, ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale e attivare tutte le campanelline, così da non perderti le mie prossime escursioni. Ne facciamo tante, quasi una ogni sabato. Ecco il sentiero che ho fatto nel venire qui, quello molto ripido e molto sdrucciolevole perché è formato tutto di pietre e sassi. Quindi optiamo per salire su a Timpa del Principe, 1741 metri sul livello del mare, e scendere poi facendo un anello dall'altra parte lì. 1751 metri, Timpa del Principe,
Siamo arrivati anche qui. Ma guardate la tipa di San Lorenzo, che è spettacolare. Prenderò informazioni, vediamo se c'è qualche escursione da fare là. Adesso lasciamo la cresta per camminare 3-4 km nel bosco fino a quando sbucheremo fuori vicino a Colle Marcione, dove praticamente abbiamo parcheggiato l'auto. Amici montanari, siamo arrivati di nuovo al rifugio. L'escursione è finita. Vi lascerò la traccia GPX sulla mia pagina Wikilog e il link ve lo lascio in descrizione. Vi lascio anche il link per iscrivervi al nostro gruppo Facebook Amici Montanari Puglia e dintorni. Se l'escursione vi è piaciuta, farebbe piacere un like. Attivate la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sulle mie prossime escursioni. E niente, che dire, l'escursione sulla Manfriana è stata molto molto bella. Il paesaggio è qualcosa di veramente spettacolare. Noi praticamente eravamo lì su. Che dire, da Colle Marcione è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao amici.